Eccoci, buonasera da Alessio Buonpasso, un'altra settimana in compagnia del Doc, Doctor Sport che parte come ogni settimana con il meglio del weekend, gli highlights, le emozioni, i gol, ma anche le voci dei protagonisti che come ogni lunedì sapete sono i tecnici delle formazioni calabresi in Serie A, il Crotone, fatali ancora gli ultimi minuti alla formazione di Davide Nicola. In Lega Pro con Catanzaro, Regina, Vibonese e Cosenza, sorride soltanto la formazione silana, o meglio, sorride da tre punti la squadra di Giorgio Roselli. Poi un punto a testa per Regina e per Vibonese, a fatica, con tanto sudore sia da parte degli Amaranto che dei rossoblù. E poi ancora lacrime pesanti per il Catanzaro, c'è una situazione davvero incandescente attorno alla squadra dei Tre Colli. Ne parleremo ovviamente in settimana. Oggi però è il giorno delle immagini che vi faremo vedere tutte partendo proprio dalla Serie A. E allora buona visione, il Doc torna puntuale domani sera. Abbiamo creato veramente tanto al cospetto di una squadra molto forte, ma che con noi ha dimostrato, per meriti nostri, di non quello che ha dimostrato nelle altre partite. Questa è una squadra di assoluta qualità. Noi secondo me abbiamo fatto una grandissima prestazione, chi dice il contrario è perché è schiavo del risultato, lo siamo anche noi, però questo secondo me è il secondo gol che ci danno in fuorigioco in maniera determinante, perché il primo è stato a Empoli. E secondo me anche dopo il gol dato in fuorigioco c'era un rigore sacrosanto su Falcini. Sicuramente da parte nostra sta la voglia di continuare a migliorare per fare sempre più gol, perché è giusto così, perché è giusto criticarci quando creiamo e non finalizziamo, però laddove non dipende da noi non è che ci possiamo niente, non possiamo controllare tutto.
vincere sarebbe stata una brutta cosa, non tanto dal punto di vista psicologico, ma dal punto di vista della partita, insomma, dai, cioè, voglio dire, meritavamo di vincere.
sapevamo che avremmo dovuto lavorare molto e in modo diverso, sia per un aspetto prettamente nostro strutturale, perché in questa partita eravamo strutturati gioco forza in modo completamente diverso rispetto alle altre gare, e sia perché l'avversario sapevamo che insomma ci avrebbe fatto giocare poco, questo lo sapevamo, però poi tutte le situazioni contingenti che sono successe sono, diciamo, tutte ci hanno un po' sbarrato la strada, non dico soltanto il gol, ma anche non siamo stati capaci a passare in vantaggio, anche grazie al gran Agnello, quella colpo di testa di Saraniti, e poi quando siamo riusciti, credo meritatamente, a pareggiare la partita, avete visto un po' tutti quello che è successo qui. Per come è andata la gara e per un pochettino di sfortuna che abbiamo avuto, perché io ritengo che l'espulsione di Sicignano e il calcio di rigore facciano parte della sfortuna, perché siccome degli arbitri non ne dobbiamo parlare, parliamo di sfortuna.